cari amici. Allora, siamo leggermente in ritardo, lo sappiamo, però fra Michele abbiamo avuto problemi tecnici per entrare in diretta, però fra Michele io penso che siccome questa diretta è molto molto, come dire, profonda come argomenti, penso che qualcuno abbia disturbato per questo motivo. Allora, buonasera a tutti, lo ripeto, mi sembra che siamo andati in diretta adesso, mi sembra di aver visto, proprio fino all'ultimo fra Michele ci sono problemi tecnici un po' questa sera, ma grazie a Giovanna li abbiamo superati. Siamo leggermente in ritardo, vi chiediamo scusa, so di tanti amici già che mi chiamavano che non riuscivano a collegarsi, spero che adesso riusciate perché noi ci siamo. Bene, vedo già Paola che manda i cuoricini e ricambiamo di cuore questo saluto. Allora, iniziamo, caro Fra Michele, intanto con i saluti. Saluto prima di tutto te perché hai accettato questo invito e per noi sei un dono prezioso perché veramente potremo insieme a te approfondire, argomenti che solo un consacrato può, approfondire nella maniera più corretta possibile. Ma ringrazio anche tutti gli amici che ci seguono e ci seguiranno in questa serata, in questa diretta. Chiedo tra l'altro agli amici, cortesemente, di attivare le notifiche e di condividere, appunto, proprio per poter raggiungere quanti più amici possibile. Anch'io, adesso che Fra Michele giustamente inizierà la diretta con una preghiera, e noi tutti insieme seguiremo mentalmente questa sua preghiera, e intanto anch'io condividerò la diretta perché voglio raggiungere quante più persone possibile. Allora, caro Fra Michele, se puoi, iniziamo con la tua preghiera. Va bene, innanzitutto vi saluto a tutti, siamo qui sotto il manto della Madonna per prima cosa, siamo qui per parlare di lei affinché questo incontro porti frutto, invochiamo proprio la presenza della mamma celeste in mezzo a noi. Siamo qui da Medjugorje, siamo sotto il suo manto, il manto della preghiera, e allora ci rifugiamo sotto il manto preziosissimo della Madonna. Fare questa preghiera che ha scritto San Francesco. Abbiamo che l'intercessione di San Francesco, di tutti i santi, affinché questo incontro porti frutto. Ave, Signora Santa Regina, Santa Madre di Dio che sei Vergine fatta Chiesa, benedetta dal Santissimo Padre, che ti ha consacrata insieme col Santissimo Figlio tuo e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua e nostra madre. O cuore immacolato di Maria, tabernacolo vivente della Santissima Trinità, ci consacriamo a te. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccoci, siamo più al sicuro adesso. Assolutamente, sotto il manto di Maria, lei ci protegge. Allora, prima di iniziare con le domande, vorrei mettere un canto di invocazione allo Spirito Santo, ovviamente fatto da voi. Sì, invochiamo lo Spirito Santo e lo invochiamo ardentemente nel nostro cuore. Attraverso i nostri cuori lo invochiamo sull'umanità intera, invochiamo grazia, pace e misericordia. Ringraziamo il Padre per tutte le meraviglie che sta compiendo e per ciò che ci sta mostrando attraverso la Madonna. Vieni Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi con i tuoi ardori, vieni infiamma i nostri cuori. Vai col canto. Vado, saltiamo gli annunci che non c'entrano niente. Thank you.
Sancte Spiritus, veni. 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 Sancte Spiritus. Bene, caro Fra Michele, cari amici, sotto la protezione del manto della mamma e con la luce dello Spirito Santo, cerchiamo di dare voce a Maria. Come? Prima vogliamo raccontare, Fra Michele, questi giorni di pellegrinaggio che con tanti amici abbiamo fatto lì a Medjugorje per il compleanno di Miriana, che poi sappiamo tutti che non è motivo il compleanno per cui la mamma le appare ogni anno il 18 marzo, ma comunque eravamo lì. È stato, guarda, Medjugorje è sempre una grazia da vivere, ma ogni pellegrinaggio è diverso dagli altri. E devo dire che questo pellegrinaggio è stato uno dei più belli che io, ma anche i miei pellegrini, perché tutti me lo dicevano, uno dei più belli che abbiamo mai vissuto, veramente carico di doni, carico di grazie, di incontri, di preghiera, tutto è andato veramente nella pace, nella gioia, nella bellezza che solo quel luogo può dare. Abbiamo visto tanti italiani, è stato bello rivedere appunto che gli italiani sono tornati prepotentemente, nel senso era tanto, dal Covid in avanti non avevo più visto tanti italiani come questa volta, Medjugorje era piena, un po' come ai vecchi tempi, insomma, è stato un bellissimo pellegrinaggio e penso che tutti, veramente, ogni volta che sono a Medjugorje, io penso, qualsiasi sia il numero delle persone che mi circonda, dico, tutto il mondo dovrebbe venire qui e vivere, respirare quest'aria, ecco. E tu invece da consacrato, caro Fra Michele, che cosa ci puoi dire di questi giorni che abbiamo, anzi tra l'altro ci siamo visti due volte anche con i miei pellegrini, sono stati due incontri molto gioiosi, molto belli, profondi, ecco, tu da consacrato che cosa hai visto in Medjugorje in questi giorni, sia nei pellegrini e sia nei doni che hai potuto percepire anche tu nel tuo cuore che la Mamma Celeste ci ha fatto? Guarda Angela, dire quello che abbiamo visto è difficile, però sicuramente ho sentito la grazia di Dio che scorreva a fiumi come ogni giorno, ma quando c'è tanta gente che prega ancora di più. È vero che la Madonna è presente, lei prega per noi, ma quando ci sono tanti che pregano contemporaneamente, come dice Gesù, siamo una forza sotto il manto della nostra madre. E ho visto la grazia scendere dalle colline, dalla collina delle apparizioni, dal Krisevac, gente che pregava incessantemente, soprattutto anche nella chiesa, e ho visto tanta gente che si confessava, grazie a Dio, e questo è il miracolo più grande. Il miracolo più grande che si vede ogni giorno qui sono le,
la gente che sente questo bisogno, diciamo, di mettere un po' i conti a posto con il nostro Signore. E posso dire che vedere le anime in fila alla confessione è la cosa più bella, perché vedi proprio gente anche che a Medjugorje arrivano, è vero che arrivano i pellegrinaggi anche organizzati adesso, però arrivano tanti anche giovani, tante famiglie che sono magari lontane dalla preghiera, dalla chiesa. Guarda, ecco cosa ho visto. Ho visto gente in ginocchio che pregava per la pace del mondo. Possiamo intercedere da questo luogo con Maria, che lei ci chiede in questo tempo di pregare per la pace nel mondo, e ho visto gente che l'ha fatto. Questa è la cosa. A proposito di questo, avendo la grazia di pregare anche con la veggente Maria, lei dice sempre che da quando è iniziata questa guerra in Ucraina, tutti i giorni stanno affidando la pace del mondo a Maria, ma non solo per la guerra in Ucraina, ma per tutte le guerre che ci sono in questo mondo veramente sofferente. Quindi Sì. adesso mi è fatto venire in mente questa cosa che Maria ha detto e questa preghiera veramente continua e incessante che c'è a Medjugorje proprio in questa in richiesta, oserei dire in questa implorazione a Maria di donarci la pace, proprio lei che si è presentata come regina della pace. Sì, e anche stasera vi devo dire, perché è bello condividerlo con tutti, che ho avuto la possibilità di andare all'apparizione da Maria, ma proprio per raccomandare. Almeno noi usiamo far così, no? Penso, raccomandare proprio alla Madonna tutto quello che facciamo. E anche siccome questa è preghiera, cioè quando parliamo della Madonna, almeno io mi sento privilegiato, perché quando parlo della Mamma Celeste sto bene. E allora sono andato a pregare, che sono chiamato a pregare per questa intenzione, come per tutte le altre, però io, proprio raccomandare alla Madonna questo nostro incontro, affinché porti frutto per noi e per tutti quelli che ascoltano. Bene. Allora, proprio affinché porti frutto, il maggior frutto possibile, io questa diretta, caro Fra Michele e cari amici che ci seguite, vorrei vivere un pochino in modo diverso. Ossia, vorrei proprio dare spazio alle parole della Mamma Celeste, in particolare attraverso i suoi tre messaggi, che trovo molto particolari ed importanti proprio in virtù dei tempi che stiamo vivendo. Il primo messaggio che vorrei farti meditare a voce alta, caro Fra Michele, è il messaggio del 2 settembre 2012. Lo leggo per gli amici che ci seguono. Cari Vai. figli, mentre i miei occhi vi guardano, la mia anima cerca anime con le quali vuole essere una cosa sola. Anime che abbiano compreso l'importanza della preghiera per quei miei figli che non hanno ancora conosciuto l'amore del Padre Celeste. Vi chiamo perché ho bisogno di voi. Accettate la missione e non temete, vi renderò forti. Vi riempirò delle mie grazie. Col mio amore vi proteggerò dallo spirito del male. Sarò con voi. Con la mia presenza vi consolerò nei momenti difficili. Vi ringrazio per i cuori aperti. Pregate per i sacerdoti, pregate perché l'unione tra mio figlio e loro sia più forte possibile, affinché siano una cosa sola. Vi ringrazio. Guarda, sarebbe da dire tante cose, ma abbiamo scelto questo messaggio perché giusto il tema di questo incontro è proprio le promesse della Madonna, no? La Madonna quello che promette, sei sicuro che lo mantiene. E questo messaggio proprio fa proprio alcune promesse che sono incredibili, no? Quando dice vi chiamo perché ho bisogno di voi, accettate la missione. Allora sono andato a vedere sul dizionario, cosa vuol dire la parola missione? Missioni. È una cosa importantissima, quello che la Madonna ci chiede. Il dizionario della lingua italiana dice: la missione è un incarico, diciamo un ufficio da esercitare, un compito da adempiere, la cui importanza risulta sottolineata dall'ufficialità, una cosa proprio ufficiale. La Madonna proprio ci dà questo mandato.
questo incarico, chi vuole può aderire a questa missione. L'abbiamo chiamata la missione dell'amore, la missione dell'amore. Se noi rispondiamo minima parte a questa chiamata della Madonna, cosa ci risponde lei? Vi riempirò delle mie grazie, col mio amore vi proteggerò dallo spirito del male, sarò con voi, con la mia presenza vi consolerò nei momenti difficili. Vi chiamo perché ho bisogno di voi. Che cos'è questa missione dell'amore? Noi diciamo la missione dell'amore, nostra madre, Madre Rosaria, ci invita ogni giorno a rispondere a questa missione dell'amore. L'amore è Gesù, quindi è proprio una missione di Gesù, per Gesù, con Gesù. Abbiamo la carta vincente che è la Vergine Maria. Se vuoi ti dico cosa mi ha sempre insegnato Madre Rosaria riguardo a questa missione dell'amore. È una cosa, una sua meditazione che voglio condividere con voi perché fa proprio comprendere l'importanza di questa chiamata. Cosa ne pensi? Assolutamente d'accordo. Allora, uso le parole della madre, di Madre Rosaria. Io grazie a Dio, adesso ho tre mamme. Prima mamma è la Madonna, lei è la mamma di tutte le mamme. Poi grazie a Dio c'ho ancora la mia mamma terrena, che è stata la mia prima guida spirituale. È ancora viva, che il Signore la tenga ancora finché ha bisogno di lei. Abbiamo bisogno della preghiera delle mamme. So che mia mamma ancora prega per me, adesso il suo altare è letto e da lì, con rosario in mano, offro ogni giorno questa preghiera per le intenzioni della Madonna, per me, affinché tutto quello che faccio sia nella volontà di Dio e anche sotto la protezione della Madonna. O Madre Rosaria, che è la mia guida spirituale, allora condivido con voi i suoi insegnamenti. Sentite, la missione dell'amore. La missione dell'amore è una missione fatta di totale decisione verso Dio, di donazione di tutto noi stessi. O amiamo Dio o amiamo il mondo. Il Signore Gesù non accetta compromessi e non si piega a quelle nostre volontà umane che spesso sono ricche di passioni, di vizi, ma vuole che il nostro cuore sia il nostro cuore ad anelare il suo, alla purezza di Gesù, all'immensità della sua misericordia. Dobbiamo essere noi quei ponti in questo tempo, così come siamo, no? Quei ponti attraverso la preghiera che uniscono il cuore degli uomini, anche di quelli che non pregano, anche di quelli che non credono. Attraverso la preghiera possiamo unire tutti questi cuori, anche di quelli che sono più lontani, al cuore di Gesù, attraverso il nostro fiat quotidiano, attraverso il nostro sì. Il Signore Gesù desidera compiere il suo progetto d'amore attraverso le creature che ogni giorno sanno donarsi con generosità. Cosa vuol dire? Vittime d'amore, vittime d'amore, vittime di Gesù, per riparare innanzitutto i nostri peccati. Questo tempo, tanti peccati che offendono il cuore di Gesù. Attraverso la nostra preghiera quotidiana, attraverso la nostra offerta, attraverso la rinuncia al peccato, possiamo offrire qualcosa a Gesù e invocare misericordia. Cosa ci chiede Gesù? Di odiare il peccato, ma di amare i peccatori. Ma dopo ti devo dire cosa mi ha detto una signora ieri. Perché è dando che si riceve. Noi ora non comprendiamo tutta questa grazia che c'è. Non basterebbero le parole, ma sarebbe, non bastano le nostre parole per convincere gli altri. Ma se noi profumiamo di Gesù, profumiamo del suo sangue attraverso l'Eucarestia, gli altri ci cercheranno. Non dobbiamo convincere nessuno, ma dobbiamo amare tutti. Prima di tutto noi stessi. Cosa ci chiede Gesù? Profumate del mio sangue,
Lasciatevi lavare dal mio sangue preziosissimo. Copritevi dell'unguento che sgorga dalle mie piaghe divine, che sono le benedizioni celesti che il Padre dona incessantemente a tutti i suoi figli. E in questo tempo li sta donando attraverso il cuore della mamma, nel nome di Gesù, ma attraverso il suo cuore puro, santo e immacolato, attraverso la presenza qui, le grazie sono a disposizione di tutti, se glielo chiediamo. Cosa dici? Dico che hai parlato di ponti e mi è fatto venire in mente quando la veggente Emiliana ha parlato anche lei del ponte, ma un ponte un po' diverso, il ponte che rimane fra i due tempi, il tempo del prima e il tempo del dopo della nostra umanità. E questi due tempi saranno attraversati dal ponte dei 10 segreti. E la veggente Emiliana ha proprio detto, l'ho sentita io, di pregare per i sacerdoti, perché solo loro potranno farci attraversare questo ponte. Quindi dobbiamo pregare affinché lo Spirito Santo li illumini e ci aiutino ad attraversarlo. E quindi Sicuramente, sicuramente il miracolo più grande è l'Eucaristia. E senza i sacerdoti non abbiamo l'Eucaristia, non abbiamo Gesù. Quindi per quello penso che la Madonna, attraverso Mariana, ci ha invitato tante volte a sostenere i sacerdoti nella preghiera e a pregare per loro, perché tante volte la Madonna ha detto: io vi do la mia benedizione materna, ma la benedizione più forte che riceverete su questa terra è quella dei vostri sacerdoti. Perché quando il sacerdote alza la mano per benedirci, lei ha detto: è proprio mio figlio Gesù, è mio figlio Gesù. Guarda, è una meditazione di questo periodo che sto lavorando sopra, intanto mi fisso sulle cose, ma siccome la Madonna dice, ha detto purtroppo, ma l'ha detto, che pochi vanno direttamente in paradiso, pochi, tanti in purgatorio, un numero altrettanto grande all'inferno, no? E cosa ci dice invece il Signore Gesù? Chi beve il mio sangue e mangia la mia carne avrà la vita eterna. Per quello che dobbiamo pregare per le vocazioni, per i sacerdoti, e dobbiamo andare, tornare in chiesa senza esitazione, perché questo tempo dove il male spirituale è fortissimo, l'attacco del male è fortissimo, l'unica protezione è il Signore Gesù. E tante volte rinunciamo a questa grazia, incredibile, incredibile. assolutamente. E non solo dobbiamo tornare in chiesa senza esitazione, come hai ben detto tu, ma di corsa, perché comunque, come ha detto anche sempre la leggente Miriana, non sappiamo noi se domani siamo vivi. Quindi non dobbiamo aspettare né segreti né niente, ma la nostra salvezza, la salvezza della nostra anima dipende proprio da questa scelta. Ma questa scelta, se non sei in preghiera, se non sei in comunione di Dio, poi per grazia assolutamente Dio può aiutare, ma non dobbiamo comunque correre il rischio di non salvarci. Quindi andare in chiesa, pregare e soprattutto una cosa che mi ha fatto venire in mente prima mentre parlavi dei sacerdoti, purtroppo una cosa che si è persa molto in Italia è il rispetto per i sacerdoti, cosa che invece trovo tantissimo a Medjugorje. Il sacerdote è veramente percepito, vissuto come veramente il vicario di Cristo. Qui in Italia purtroppo i nostri sacerdoti vivono nella solitudine, nessuno più li ascolta. È vero che forse un pochettino la Chiesa ha perso della sua forza, soprattutto qui in Italia, e che ritroviamo a Medjugorje per quello che veniamo a Medjugorje. Ma noi facciamoci una domanda: ma noi preghiamo per la Chiesa, noi preghiamo per i sacerdoti? La Madonna a Medjugorje il 2 di ogni mese ce l'ha chiesto per tantissimi anni, ecco. Io penso che se noi iniziassimo a fare questo, la nostra Chiesa, i nostri sacerdoti ritroveranno la forza di cui abbiamo comunque assolutamente bisogno. Adesso, se Sì. sei Sì, d'accordo, dimmi, scusami. no, volevo dirti, agganciarmi un attimo a questo che hai detto perché è importante. Penso che sia la nostra Chiesa, che anche la Madonna, che sicuramente non va a patti con i nostri peccati, no? Non ci vuole sentire la Mamma Celeste, lei che è la madre della Chiesa, ama
ci ama, ama anche le nostre debolezze, ma vuole farci uscire da questa oscurità. La Madonna appare, e io ci credo, la Chiesa mi lascia libero di credere, io credo. Appare, penso, perché per risvegliare la nostra fede. Tanti di noi purtroppo siamo addormentati, perché, come ha detto la mamma celeste, avete rinnegato Gesù, magari senza neanche farlo apposta, no? Avete rinnegato la croce, tornate cari figli, avvicinatevi, io dico non temete, venite e vedete quello che succede. Perché è vero che la grazia è dappertutto, anche nella nostra parrocchia. Noi dobbiamo andare a sostenere i nostri parroci, che sono in questo tempo impegnati, hanno tante cose da fare, però essere noi in ginocchio anche per loro, per poter stare tutti in piedi domani quando saranno le prove. Perché sono sicuro di una cosa, e di questo c'è una certezza, che quando il male arriverà all'improvviso. Quindi non potremo prepararci, non potremo affrontarlo in quel momento. Dobbiamo prepararci prima. Oggi è tempo. Io, guarda, sto facendo questo impegno con me stesso, anche davanti a Dio, di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Quello che mi chiedo la sera quando vado a dormire, ma se il Signore mi chiamasse, sarei pronto? Tante volte dico no, non sono pronto. Allora lì scatta la Madonna, no? Cosa le chiedo? Chiedo a lei attraverso la preghiera di poter essere pronto col mio sì, no? Senza le scuse, poter essere pronto quando Dio vuole di andare in paradiso. Questo è il mio obiettivo. Chiedo la grazia ogni giorno di poter andare in paradiso, perché è il Signore che ce lo concede. È il Signore che ha preparato questo posto per noi. E allora non dobbiamo avere paura, non dobbiamo stare attaccati troppo a questa terra, così come adesso a me non piace proprio. Guarda, questo mondo, così come la vediamo ora, crollerà. Grazie a Dio. Non c'è la fine del mondo, come tanti dicono, ma dobbiamo, come ha detto la Madonna, passare dal Calvario. Passare dal Calvario, dalla croce, per poter poi vivere tutti insieme questo tempo di pace, questo tempo di grazia che la Madonna chiama il trionfo del suo cuore immacolato. Trionfo del cuore immacolato di Maria, dopo ne parleremo un po', già ne stiamo parlando, ma è il trionfo di Dio, è il trionfo di Dio. Sarà un trionfo totale, cosa vuol dire? Che noi sappiamo già oggi chi vincerà. Possiamo già schierarci dalla parte giusta. Io mi schiero dalla parte della Madonna. Peccatore, delle volte faccio fatica, ma chiedo a lei questa luce. Lei è la cosa più bella che ho incontrato nella mia vita. Non l'abbiamo vista, almeno io non l'ho mai vista, ma lo posso certamente sentire. Guarda, con Rosario, ogni secondo, ogni giorno per me è un dono di Dio. Assolutamente sì. E mentre parlavi, e poi non divago più perché altrimenti non andiamo avanti con il resto delle cose che dobbiamo dire, però quando hai detto io sono pronto, se dovessi andare adesso in cielo, mi è fatto venire in mente San Giovanni Bosco che stava giocando nel cortile a pallone con i suoi ragazzi. L'hanno fermato e gli hanno detto: cosa faresti se tu sapessi che fra 5 minuti muori? E lui ha pensato un attimo e ha detto: continuerai a giocare a pallone. Questo perché? Perché dobbiamo veramente fare sempre tutto nella nostra vita come se fosse l'ultimo, come hai detto bene tu prima, l'ultimo tempo che viviamo. Quindi tutto sempre scegliendo il bene. Adesso Sì. allora andiamo Vai, avanti. metti. Dimmi, scusami. No, vuole mettere un canto magari? Piccolo canto? Allora lo metto subito, Sì. aspetta un attimo che me lo sono preparato. Andiamo con il canto. E al Chiediamo la sentire il pace. canto chiedo agli Chiediamo la amici, pace. scusami. Chiediamo attraverso questo canto il dono della pace, pace nel nostro cuore. Perché come ci dice sempre Vista, se non abbiamo noi la pace,
Pregare va sempre bene, però se non abbiamo noi la pace nel cuore, no, la nostra preghiera per la pace del mondo non è che arriva tanto. Quindi chiediamo prima il dono della pace nei nostri cuori, nei cuori di tutti quelli che stanno ascoltando e anche di quelli che non ascoltano. E Vai. allora chiediamo agli amici che stanno ascoltando di condividere la diretta, così possiamo arrivare anche a quelli che non ascoltano con questo canto. Spargi il verbo, vai. Aspetta solo che prima c'è la pubblicità perché lo prendo dal cellulare e c'è la. Ok, saltiamo gli annunci. Andiamo. Guarda, sono talmente emozionata di fare questa diretta questa sera che avevo paura che si sentisse la mia voce. Ho disattivato l'audio e non ho pensato che ho tolto la canzone. Come dicono qua i croati, nema problema. Ma meno male, va? Allora adesso vorrei leggere il secondo messaggio, quello del 2 dicembre 2014, così tu ce lo puoi commentare. E dice: cari figli, tenetelo a mente, perché vi dico, l'amore trionferà. So che molti di voi stanno perdendo la speranza perché vedono attorno a sé sofferenza, dolore, gelosia, invidia, ma io sono vostra madre. Sono nel regno,
ma anche qui con voi. Mio figlio mi manda nuovamente affinché vi aiuti. Perciò non perdete la speranza, ma seguitemi, perché il trionfo del mio cuore è nel nome di Dio. Il mio amato figlio pensa a voi, come ha sempre fatto. Credetegli e vivetelo. Egli è la vita del mondo. Figli miei, vivere mio figlio vuol dire vivere il Vangelo. Non è facile. Comporta amore, perdono e sacrificio. Questo vi purifica e apre il regno. Una preghiera sincera, che non è solo parola, ma preghiera pronunciata dal cuore, vi aiuterà. Così pure il digiuno, poiché esso comporta ulteriore amore, perdono e sacrificio. Perciò non perdete la speranza, ma seguitemi. Vi chiedo nuovamente di pregare per i vostri pastori, affinché guardino sempre a mio figlio, che è stato il primo pastore del mondo e la cui famiglia era il mondo intero. Vi ringrazio. Angela, che ti devo dire? Questo, come tutti i messaggi della Madonna, ma io non li chiamo messaggi, ma li chiamo dei trattati d'amore. È anche una luce in questo mondo di buio totale. Buio totale. La Madonna ci indica una strada certa e sicura da seguire. Ma poi sarebbe da meditare tutta la vita. Tutta la vita. Ogni parola della Madonna sarebbe da tenere a mente, come ha detto lei. No? Cari figli, tenetelo a mente, perché vi dico, l'amore trionferà. Io ho provato a pensare, perché lei dice tenetelo a mente? Questo nel 2014. Penso io, e poi magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio, ma la Madonna dice tenetelo a mente, forse perché magari più avanti possono capitare anche tante cose che ci impediranno di pensare, no? A tutta la grazia che stiamo ricevendo oggi, a tutte le promesse che la Madonna ha fatto e sta continuando a fare. Allora lei ci dice come la mamma, no? Non vi preoccupate, tenetelo bene in mente, scrivetelo. Io me lo so scritto in camera tanti anni fa, quando la Madonna ha dato questo messaggio, l'ho scritto nella mia cameretta. Il cuore della Madonna trionferà, me lo sono fissato proprio bene in mente, perché magari quando arriveranno le prove non avremo magari quella capacità di discernimento che abbiamo oggi, quando tutto sarà al contrario di tutto, no? Pensa se abbiamo visto cosa è successo con la guerra in Ucraina, ma la guerra è già scoppiata da un pezzo, la guerra dentro di noi da tanto tempo, la guerra nelle famiglie, ma non sappiamo dopo cosa succede. Madonna ha detto, non potete immaginare ciò che accadrà, l'ha detto, non possiamo dire di no. Nel 1982-83 ha detto queste parole, non potete immaginare ciò che accadrà, ma io sono con voi. La madre è con noi. Madonna ha detto tante volte, io prego per voi, intercedo per voi presso mio figlio, vostro Dio l'Altissimo. Di cosa dobbiamo avere paura? Io la cosa che ho paura è dei miei peccati. Quello mi fa paura. Però la paura non viene da Dio. Dei miei peccati, più che altro dei propositi di peccato. Tante volte facciamo, ma grazie a Dio la Madonna ci dà la grazia di dire rinuncio, rinuncio. Guarda, io alcune volte lo dico, non mi vergogno a dirlo, perché questa è la verità. Più vado avanti, più mi accorgo quanto combattimento interiore c'è dentro di me. Mi accorgo quanto il mio cuore è attratto dal mondo, tra virgolette. Chi mi dà la forza? La Vergine Maria. Attraverso la preghiera, attraverso la comunione fraterna, mi sento al sicuro. Le lotte sono tante. Gesù mi fa vedere poco alla volta tutta la miseria che c'è dentro di me. Perché il Signore è grande, il Signore è paziente.
Allora ci aspetta, però con la sua grazia tutto può cambiare. Guarda, sono qua io, posso essere qua tutti, questo è sicuro. Quindi veramente è un messaggio incredibile. Teniamolo bene a mente tutti, scrivetelo sul comodino o nel borsellino o in un posto visibile. Il cuore, l'amore trionferà. Cosa vuol dire? Gesù trionferà. Sei d'accordo? Assolutamente d'accordo. E con questa veramente speranza nel cuore, tu hai detto prima, dobbiamo dircelo adesso, una cosa del genere, perché poi quando arriveranno le prove, quelle forti, non sappiamo se abbiamo questa lucidità. Ma Sì. io penso, e correggimi se sbaglio, secondo te, io penso che la maggiore o minore forza, la maggiore o minore lucidità sarà determinata da quanto ora preghiamo, da quanto ora ci convertiamo. Infatti la Madonna Medjugorje dice: non aspettate il segno per convertirvi, perché poi non ci sarà più tempo. Questo è il tempo della grazia. E io penso che questo è il tempo un po' come un salvadanaio, dove noi stiamo mettendo dentro la forza che poi potremo, alla quale potremo attingere un domani. Sicuramente, guarda, un'altra delle cose che anche la comadre Rosario mi ha parlato tante volte, tante volte mi sgrida perché mi dice: non ascoltare la voce del male, non ascoltare quella voce. Quando magari ti viene quella, te senti quel sibilo, no? Quel cornuto che cerca di metterci nella testa tante cose, delle volte anche attraverso le persone che incontriamo, no? Come il Signore si serve del bene, usa gli uomini per fare del bene, anche il male, Satana usa gli uomini per fare del male. Allora, la cosa più importante è di non fermarci davanti al male, bisogna andare subito oltre. Guarda, voglio condividere con te, ieri una signora, no? Non ieri, qualche giorno fa, mi ha un po' aggredito, ma giustamente, fatto bene, perché lei diceva così, no? Ma perché tu sei vivo e tanti altri giovani sono morti? Allora io ho detto, beh, questo è il mistero della fede, questo non lo sapremo mai. Però, guarda, me lo sono scritto. Per cosa gli ho risposto? Perché, guarda, io gli ho detto, signora Gesù, a lei mi ha detto anche, perché ti sei drogato? Perché hai fatto questo del male alla tua famiglia o anche alle persone che hai incontrato? Perché di male ne ho fatto, questo è sicuro. Ma il bene è più forte del male. Allora penso io, Signore Gesù, permette che ci siano anche i drogati, anche i bambini abbandonati, anche le prostitute. Penso, lo permette, non è che lo vuole, lo permette. Perché questo è il suo grido, questo è il suo grido di dolore, no? Ma noi non ci facciamo caso, ci fermiamo di più davanti al male che una persona può fare e non perché sta facendo questo male, no? Io vedo che tante anime soffrono, soprattutto i giovani, e adesso tanti magari hanno pochi amici, sono chiusi in casa, e perché? Questo male che c'è fuori non lo vogliono e allora si rifugiano. Però non riescono a vedere la luce perché manca Gesù nella loro vita. Gesù e la Madonna sono sempre vicino a noi. Guarda, soprattutto quando siamo più lontani, più in pericolo. Evangelo, che Gesù lascia tutte le pecorelle per andare a cercare quella che si sta perdendo. Ma noi non sentiamo. Non sentiamo i richiami d'amore di Dio quando il nostro cuore è senza preghiera, senza la messa e non è in grazia di Dio. Guarda, adesso il mondo cosa ci propone? Io lo dico alle mamme con cui magari mi chiedono ogni tanto. Come ci cura il mondo? L'eterno riposo, dico io. Non parlare più medicine, ti curo. Così non dai più fastidio. Le psichiatrie sono piene. Tanti giovani,
stanno bene apparentemente, ma senza Gesù prima o poi le cose crollano, perché non possiamo fare a meno di Dio. È Lui che ci cerca per primo, è Lui che mendica il nostro amore, ma se corrispondiamo poco, poco, poco a quell'amore, diceva Padre Pio, ci dà anche il premio, che è la vita eterna. A noi la scelta. Assolutamente. Tu prima hai detto se sono qui io, tutti possono esserci, vero? Sì. Ad un'unica condizione, facendo la scelta che tu hai fatto, quella di iniziare a pregare, perché diversamente quel risultato non si può raggiungere. Quindi veramente la preghiera, la confessione, scegliere Dio. Ah, adesso sì, non possiamo più avere le scuse. La cosa di pregare è una grazia, però forse è stata la prima grazia che ho avuto. Tenendo a me giugare, dopo che ero cosciente, la prima volta che sono venuto capivo niente, ma man mano che tornavo qui, questo desiderio della preghiera dentro il mio cuore, ma ancora oggi, se non prego, sono cattivo. Per quello che il Signore mi dà questa grazia di sentire questo desiderio di pregare. Quando non sento di pregare, vado lo stesso, perché non devo sentire. Alcuni giorni proprio non è cosa, no? Non si può fare, ma è proprio lì che ci aspetta il Signore. Quando non sentiamo niente, dobbiamo andare ancora di più a pregare, perché non dobbiamo sentire, ma dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare. Guarda, rosario è sempre con me, rosario è sempre con me. La Padre Iosa, tanti anni fa, quando ho fatto un ritiro, ho avuto la grazia di poter stare un po' con lui. Ha detto queste parole: niente può sostituire, me l'ha detto proprio personalmente, niente può sostituire l'Ave Maria, neanche la droga, neanche la droga. L'Ave Maria è la messa, è il miracolo più grande, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma l'Ave Maria, cosa fa la Madonna? Allontana il male. Soprattutto quando arriva nei pensieri, il male che c'è dentro di noi, il male che c'è nella nostra famiglia. Satana, quando sente Ave Maria, si allontana, per quello che se non preghiamo, non preghiamo, perdiamo la parte migliore. Perché la Madonna è lei che ci guida fino alla messa, è lei che ci istruisce su cosa fare, su dove andare e dove non andare. Questi per me sono i frutti del Santo Rosario, poi ne parliamo un pochettino alla fine. Assolutamente sì. Grazie, grazie mille perché veramente parlare di queste cose è importantissimo, soprattutto oggi che veramente c'è tanta confusione, tanta aridità e tanta lontananza da Dio. Dobbiamo veramente parlare e portare Dio nelle nostre case, ecco, Grazie. affinché più persone possibile si risveglino dal torpore in cui siamo caduti. Una volta mi ha molto colpito, io ho avuto la fortuna, la grazia di conoscere Suor Josipa, la sorella di Suor Cornelia, e ha detto una frase che mi ha colpita tantissimo. Ha detto: la televisione è l'altare di Satana. Effettivamente, riflettendoci, guardando quello che ci comunicano attraverso la televisione, è tutta una deviazione, è tutto un andare contro le leggi di Dio, effettivamente aveva più che ragione. E non solo, la televisione addormenta le coscienze, perché ci Guarda, si perde io tempo della. da tanti anni che ogni tanto mi guardo anche le partite, questo sì, però adesso un po' di Un meno. altro. Però l'unica cosa che ascolto è la radio, principalmente Radio Maria. Non avevamo dubbi che dicevi questa radio. Sì, perché è un conforto, anche io dormo poco, tipo, dormo 3 ore a notte. Però adesso, a differenza di prima, quando sono sveglio sto bene, o faccio qualche preghiera, o scrivo qualcosa, o ascolto la radio, perché specialmente di notte, proprio quel momento di puoi mettere proprio cuore a cuore con Dio. Vedi che ti vengono le idee più belle, fai tutti i buoni propositi, poi magari non ne becchi neanche uno, no, il giorno dopo. Però di notte
se uno ha la grazia che dormire poco, perché dormire tanto non fa neanche bene, no. Voglio svegliare la Roma, mi dice il Salmo, mi dice il nostro superiore, no? La mattina il cappellino presto, però la notte possiamo pregare, perché proprio anche di notte, per quelli che magari escono la sera, che magari non tornano a casa, possiamo, ogni momento, come ha detto la Madonna, può diventare preghiera. Può diventare preghiera. Bene, allora a proposito di preghiera, leggiamo l'ultimo messaggio che avevamo pensato questa sera, che Sì. anche leggere questi messaggi è preghiera. Ma Quindi è il certo. messaggio del 25 luglio 2019. Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. Guarda qua, guarda caso. La Perché preghiera. lei è la preghiera, perché lei è la preghiera vivente. La mamma celeste, lei è la preghiera vivente. Lei è Assolutamente. stata la lampada sempre accesa e continua a esserlo. È l'olio come balsamo. Cosa dicono a Medjugorje? Madonna, con la sua preghiera, fascia le nostre ferite. Poi Gesù ci guarisce, ma abbiamo bisogno che qualcuno ce le fasci. E chi più della Madonna lo può fare? Vai, leggi. Però a proposito di ferite, guarda, solo questo. E poi ricomincio il messaggio. Io la prima volta che sono arrivata a Medjugorje nel 1993, arrivavo da anni terribili, una sofferenza, io veramente avevo ferite sanguinanti nel mio cuore. Io in quei 3 giorni di pellegrinaggio proprio sperimentato, sentivo proprio un balsamo che curava le mie ferite. E c'è stata la svolta proprio della guarigione dal dolore, del cambiamento della mia vita fino ad arrivare ad oggi, sempre meglio, sempre di più nelle mani di Gesù, di Maria. E quindi è vero, Gesù e Maria guariscono le nostre ferite. Io l'ho proprio sperimentato, ho sentito questo balsamo. Sì. Riprendiamo il messaggio Vai. del 25 luglio 2019. Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti, ed il peccato regnerà, ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, finché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Bellissimo, Grazie per aver risposto alla mia chiamata. La notte che tu dormi poco, io sappiamo cosa sì, fai, l'ha io detto la Madonna. non dormo mai, però non è che io che prego sempre, però mi godo ogni momento. Guarda, quando la Madonna, guarda qua, mi dice: incredibile, il vostro rifugio, beh, pare che il peccato regnerà, peccato regnerà, terribile. Satana regna, ha detto qualche volta, una volta, qualche mese fa, non l'aveva mai detto prima. Satana regna, per quello che dobbiamo correre e andare a messa, perché guarda cosa succede dopo la messa, mi lascio il messaggio, no? Se siete miei vincerete perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. E dove lo troviamo questo cuore? Nell'ostia santa. Lì batte il cuore di Gesù. Guarda che miracolo, cosa succede dopo la messa? Questo è sempre l'insegnamento della nostra madre. Dopo la messa non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, vive in noi. Diventiamo tabernacoli viventi, puri e casti come te, o madre, puri e casti. E ricevo Gesù in grazia di Dio. Quando il sacerdote dice adesso la messa è finita, andate in pace, lì comincia la nostra, con l'aiuto della Madonna. Cosa possiamo diventare? Nel nome di Gesù, nel nome di Dio, portatori di pace, perdono, amore e misericordia. Quella è la nostra messa. Continua tu, Signora, a celebrare la messa nella mia giornata. Ti piace? Assolutamente sì, è il miglior modo per iniziare la giornata. Per
Però adesso andiamo in conclusione perché è quasi un'ora che siamo in Sì. diretta, però vedo che gli amici continuano a seguirci, quindi Vai, dai, probabilmente non li ti stiamo dico, annoiando. Dimmi. Ecco, diciamo due cose del rosario, ci salutiamo, ecco la preghiera. proprio La questo, preghiera. dopo aver parlato attraverso le parole di Maria, vorrei che ora tu, caro Fra Michele, ci parlassi della preghiera che più sta a cuore alla Mamma Celeste, il rosario, e se ci vuoi Rosario. spiegare la sua importanza per le nostre vite. Guarda, non dobbiamo trovare le scuse. Madonna ci chiede di pregare il rosario. Io quello che sento è che tanti magari fanno novene o coroncine, va bene tutto, ma niente può sostituire il Santo Rosario. Madonna chiede tre rosari ogni giorno e proviamo a farli tutti e tre. Proviamo a fare quei tre rosari. Chi ne fa uno può chiedere alla grazia di farne due, chi ne fa due di farne tre, chi ne fa tre, quattro. Però i frutti di quei tre rosari, certo che la Mamma Celeste non ha bisogno delle nostre preghierine, credo io, ma ci invita a pregare perché sa che se non preghiamo ci allontaniamo dalla verità che è Gesù, e neanche lo desideriamo più. Guarda il rosario. Cosa mi ha insegnato Madre Rosaria? Madre Rosaria. Lei dice, se la Madonna chiede a tutti tre rosari, noi dobbiamo fare di più. Allora lei vorrebbe che ne facesse almeno 10 al giorno, delle volte è impossibile, ma riesce a farne anche 9. Poi se non prego io, gli altri pregano. Siamo un cuor solo e un'anima sola. Non è che tutti possiamo stare in cappellina a pregare tutto il giorno, perché ognuno ha le sue responsabilità, però c'è chi prega incessantemente. E un minimo di quei tre rosari al giorno, io mi sono dato questo impegno già da tanti anni, di poter fare almeno ogni giorno un minimo sindacale per me i tre rosari, per stare a posto con la testa. Cosa mi ha insegnato Madre Rosaria? Senti, combatti la buona battaglia con l'arma del rosario fra le mani. Anche quando ti sembra di perdere la battaglia, persevera e diventa sordo e cieco ad ogni malvagità che c'è intorno a te, ogni cosa che ti impedisce di pregare. Con l'arma del Santo Rosario fra le mani, ogni male viene sconfitto e debellato. Ogni male. La corona del Santo Rosario, devi amarla, baciare il rosario, baciare il rosario. Non fare l'abitudine a questo dono di grazia, ma ogni volta che reciti il rosario sia per te una nuova gioia, una nuova preghiera, una nuova offerta, una nuova donazione, consacrazione di tutto me stesso. Madonna chiede di consacrarsi al suo cuore immacolato. Mi consacro attraverso il rosario. Quando dico il rosario, mi consacro a lei. Continuo e finisco. Lo Spirito Santo desidera formare ciascuno di voi, ciascuno di noi, per renderlo un piccolo granellino, per comporre quella catena dolce del rosario, quella catena che collega il cielo e la terra, le lodi dei nostri cuori ripetendo instancabilmente l'Ave Maria, affinché diventiamo noi quel rosario vivente, Santo Rosario vivente. Ce ne sarebbe da dire tanto. Se vuoi mi fermo qua, se vuoi continuo. Come senti nel cuore? Cosa ha detto Vedo la di vedere Madonna? gli amici che Concludiamo ascoltano. con Rosario, eh? Ancora due cose sul Rosario. Madonna è apparsa in chiesa con Rosario in mano, davanti all'altare. Ha detto pregate ogni giorno, pregate il Rosario e pregate con il cuore. Quando pregate il Rosario, io sono con voi. Questo l'ha detto davanti a tutti. Non hanno visto solo i veggenti, ma anche altri hanno testimoniato di averla vista e anche sentita. La Mamma Celeste chiede che la preghiera del rosario sia recitata in famiglia, figli coi genitori, genitori coi figli. Non chiediamo perché, ma guardiamo quanto male che c'è per allontanare il male.
per essere tutti sotto il suo manto, pieno di grazie e pieno di preghiera. Insegnamento di Padre Iosio, cioè gli appunti. Io le cose importanti me le scrivo per non dimenticarmele. Bene. Mi ha insegnato così tanti anni fa, mi ha detto non lasciare più la corona del rosario. Lui ha baciato il rosario, il mio rosario. Ha detto non lasciare più il rosario, che diventa sangue nelle vene, Santo Rosario. Purifica il mio sangue. La preghiera del cuore che consola e asciuga le lacrime della Madonna. Tu pensa, quando preghiamo il rosario, consoliamo la Mamma Celeste, le sue lacrime vengono asciugate. Consoliamo il cuore immacolato di Maria che trionferà, perché il cuore della Madre è il suo figlio Gesù. Nel cuore della Mamma, come nei nostri cuori, batte il cuore di Dio. Quindi non dobbiamo temere. Ma dobbiamo pregare. E con questo concluso, se no vi annoiate. Ma io devo dire che qua siamo un po' come le nozze di Cana, che il vino buono alla fine, qua sto vedendo che gli amici stanno aumentando alla fine, anche se più di un'ora che siamo in diretta. Vi ringrazio anche perché, cari amici, è vero che noi abbiamo parlato, ma voi ho visto, avete partecipato attivamente, eravate insieme a noi perché ho visto tutti i vostri messaggi, vi ringrazio di cuore di questo. E proprio a voi, cari amici, adesso faccio una comunicazione fra Michele. Vai, vai. Proprio perché il pellegrinaggio del 18 marzo è stato meravigliosamente bello e tu l'hai visto, perché eravamo lì anche da voi, perché per me venire dai figli di Divino Amore è una tappa, cioè, imprescindibile. Noi veniamo. Ecco, adesso lunedì aprirò le iscrizioni per il nuovo pellegrinaggio che faremo per il 2 maggio, partiremo il 29 aprile e rientreremo il 3 maggio. Quindi, poi gli amici che vorranno unirsi a noi mi potranno scrivere, contattare, insomma, tramite anche questa pagina. Sarete benvenuti, andremo ai piedi di Maria che ci insegna a pregare, ci dice, ci ricorda che la nostra unica salvezza è il suo figlio Gesù. Ma non voglio fare prediche perché ci hai spiegato già benissimo tutto tu, caro Fra Michele. Io voglio concludere questa diretta richiedendo ancora a tutti voi di attivare le notifiche e condividere questa diretta in maniera che anche dopo potranno ascoltarla altre persone. E se vuoi, caro Fra Michele, insieme io, te e voi tutti, amici che ci state seguendo, concludiamo questa diretta con un Padre alla Gloria. Vuoi, Sì, Fra quello Michele, così? sicuramente, però se vuoi leggo la preghiera di consacrazione alla croce, sono 3 righe, si può Assolutamente sapere. sì, la preghiera di consacrazione alla croce è un Padre Nostro in gloria che gli amici diranno insieme, io tu direi la prima parte, io la seconda, insieme a tutti gli amici che ci stanno seguendo, diremo insieme la seconda parte. Vai, caro Fra Benissimo, Michele. allora preghiera di consacrazione alla croce, Padre alla gloria per le intenzioni di Maria, per tutti i piani e progetti che ha su ciascuno di noi e sull'umanità intera. Ci consacriamo alla croce, siamo in Quaresima. Ogni giorno sarebbe da fare questa preghiera. Signore Gesù, ai piedi della tua santa croce, consacriamo al tuo cuore divino ogni ribellione del nostro cuore e della nostra mente, e ogni mancanza di fiducia verso di te, affinché possiamo vivere in pienezza la vera fiducia. Amen. Liberaci, liberaci dallo scoraggiamento davanti alle prove. Amen. Per Amen. intenzione di Maria, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Allora insieme, cari amici, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo e una morte beata. Pace e Amen. bene a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Giovedì sera facciamo le dirette. Già sarà la seconda volta che Fra Michele è stato con noi. Spero che potrai tornare prossimamente. Ma ogni giovedì sera da questa pagina facciamo diretta il collegamento con Medjugorje. Anzi, stavo dimenticando, il 25 di adesso, ogni 25 preghiamo in collegamento con Medjugorje. E anche questo 25, cioè sabato alle ore 17, pregheremo il rosario con Medjugorje, da Medjugorje in collegamento. Se vi vorrete unire a noi, sarete benvenuti. Creiamo questa catena di preghiera tra Medjugorje e l'Italia, che ne abbiamo tanto bisogno. Stavi salutando Fra Michele? Fallo pure. Ciao, pace bene, Ciao, santa ciao a tutti. notte. Buonanotte.